Il presepio è ambientato nella società rurale veneta dei primi anni 60, anni che hanno dato il via ad un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali. Anche nelle piccole comunità rurali come la nostra, i segni dei cambiamenti si notavano e suscitavano soprattutto nei giovani e nei ragazzi entusiasmo, sogni e speranze in un futuro migliore. All'attività di contadino svolta dai più, si affiancava anche quella di operaio nelle fabbriche che stavano sorgendo nei grossi centri come Conegliano e Vittorio Veneto, e questo ha contribuito notevolmente al miglioramento dell'economia familiare. La prima scena del presepio è dedicata alla famiglia patriarcale, entro la quale venivano condivisi fatiche, preoccupazioni, dolori, ma anche gioie e divertimenti. Al centro della grande cucina vediamo una tavola torniata dai bambini della famiglia che assieme ad amici, dopo aver fatto compiti di scuola, si intrattengono a giocare e soprattutto a guardare la televisione. Questo nuovo mezzo di comunicazione, ancora privilegio delle famiglie più benestanti, affascinava grandi e piccini. Soprattutto questi ultimi attendevano con impazienza l'inizio delle trasmissioni RAI e la TV dei ragazzi. E quante emozioni suscitavano i vari sceneggiati come Rin Tin Tin, Aivanò, Lessi, Zorro. Ma alla sera, dopo Carosello, bambini tutti a letto. Tra le trasmissioni televisive dedicate agli adulti abbiamo voluto ricordare Non è mai troppo tardi, condotta dal maestro Alberto Manzi dal 1960 al 1968, perché ha contribuito notevolmente a far diminuire l'analfabetismo in un'Italia che a quei tempi annoverava più di 2 milioni di analfabeti totali. La radio era presente in tutte le famiglie, ma pochi compravano i quotidiani, mentre un po' più diffusi erano periodici come Famiglia Cristiana e L'Azione per gli adulti o Il Vittorioso, Il Corriere dei Piccoli, Il Messaggero di Ragazzi per i più giovani. Se si osserva attentamente, esemplari di questi giornali sono presenti nell'ambiente. Sulla destra si può notare un larin, il caminetto, ancora presente nelle case contadine, ma spesso affiancato dalla cosiddetta cucina economica, un tipo di stufa che veniva chiamato così perché consumava molto meno legna di un caminetto per riscaldare e cucinare i cibi. Verso il fondo, sulla destra, il cappellano di allora, Don Fausto, sta contemplando un piccolo presepio che 2 bambini stanno finendo di allestire. A quei tempi il presepio si preparava quasi in ogni casa, anche molti giorni prima di Natale. In fondo alla cucina c'è il secer, il secchiaio, dove si lavavano piatti e stoviglie con acqua attinta da un pozzo o portata in casa dalla fontana pubblica. Ancora non c'era l'acquedotto comunale. Appena davanti una giovane donna e la suocera stanno osservando un bambino nato da poco, che dorme nella carrozzina. Al piano superiore, un corridoio porta alle camere arredate con mobili essenziali. In una di queste, il parroco Don Dionisio è in visita ad un giovane parrocchiano ammalato al quale ha portato l'Eucaristia. Nell'altra camera, una donna sta arieggiando coperte e lenzuola esponendole al sole sul davanzale della finestra. Sul ballatoio in alto si vedono oggetti di uso comune, ma soprattutto della frutta posta sui graticci o appesa a delle stanghe per essere conservata meglio. La Natività è stata collocata in una stalla e si articola in 2 momenti che si alternano ciclicamente, l'adorazione dei pastori e l'adorazione dei magi. Entrambe le scene sono presentate dagli angeli, che fungono da messaggeri che ci svelano il mistero della nascita divina. L'angelo di sinistra tiene in mano un giglio, simbolo della verginità di Maria, quello di destra mostra una melagrana, simbolo di fertilità e nello stesso tempo della Chiesa che racchiude tutti i fedeli rappresentati dai suoi grani. L'adorazione dei pastori avviene a notte fonda. È una scena molto intima, illuminata progressivamente da una luce che da fredda diventa sempre più calda. Maria e Giuseppe
uniti in un affettuoso abbraccio, sono in contemplazione del loro figlio davanti al quale si è prostrato un pastore, mentre una contadina offre in dono un pollo, gesto simbolico in quanto alle puerpere un tempo era consuetudine offrire del brodo caldo o dei cibi sostanziosi per rinvigorirle. Due bambini, incuriositi dal trambusto, osservano quasi furtivamente dall'alto del fienile quello che sta avvenendo. Alla chiusura delle porte, su una delle quali è affisso il classico lunario Schieson Trevisan di Beppo Gobbo da Casier, si possono vedere meglio numerosi oggetti e attrezzi riferiti al lavoro del contadino. Sulla destra è legato l'asino usato da Maria e Giuseppe per arrivare da Nazareth a Betlemme. Le porte si riaprono sull'adorazione dei magi. La scena si presenta subito molto più ampia e luminosa della precedente, ad indicare che la notizia della nascita di Gesù si è propagata e che il suo messaggio d'amore si sta diffondendo. Il primo dono è in mano a Maria e il bambino, curioso di scoprire quanto gli è stato regalato, è a stento trattenuto da Giuseppe. Si è voluto in questo modo sottolineare l'importanza anche della figura del padre all'interno della famiglia. Nella scena successiva è stato rappresentato un piccolo laboratorio artigianale che non mancava quasi mai nelle case coloniche in quanto serviva a costruire o a riparare attrezzi per il lavoro dei campi o oggetti utili alla vita familiare come le sedie. Non si comprava tutto nei negozi come oggi. L'arte dell'arrangiarsi era una virtù indispensabile che stimolava fantasia e ingegno. Su un foglio di carta appeso ad uno scaffale sono indicate le urgenze. La grande scena centrale del presepio è dedicata ai luoghi di incontro e di condivisione. Anzitutto l'aia contadina, in cui i bambini delle famiglie della borgata si riunivano in tempo libero per giocare e divertirsi all'aria aperta e non richiudendosi in casa come oggi davanti al computer o alla PlayStation. In primissimo piano vediamo un ragazzo che ha portato un bue all'abbeveratoio e sulla sinistra un gruppo di persone tra cui un giusto ombrellaio e un pastore che sta chiedendo alla padrona di casa ospitalità per la notte nel fienile o nella stalla. Due bambini invece sono attratti dal piccolo gregge. Poco più in là, sotto un portico, un giovane in bicicletta sta conversando con una ragazza che probabilmente non gli è indifferente. Anche l'osteria del paese era un luogo in cui soprattutto gli uomini si ritrovavano per divertirsi giocando a carte, ma anche per chiacchierare, scambiarsi notizie, idee e preoccupazioni. Si è voluto ricordare il centenario della Prima Guerra Mondiale riproducendo sullo sfondo la piazza di Cenere di Vittorio Veneto, città che ha legato il suo nome a questo conflitto. I due cipressi che delimitano la piazza vogliono essere un omaggio simbolico a tutte le vittime di quel tragico evento. Un volo di bianche colombe liberate nel cielo azzurro rappresenta un augurio di pace rivolto a tutto il mondo. L'ultima scena rappresenta la stalla. Il salotto del contadino di una volta, l'unico luogo in cui il riscaldamento era fornito gratis dagli animali. Nelle lunghe serate invernali qui si radunavano non solo i familiari, ma anche persone del vicinato per fare il cosiddetto filò. Era un importante momento di condivisione, il modo migliore per stare insieme, grandi e piccini, per ascoltare storie e fiabe, rimanere aggiornati sugli ultimi accadimenti del paese e trascorrere del tempo in allegria mentre ci si dedicava anche ai lavori manuali. A volte le serate venivano allietate dal suono della fisarmonica di musicisti ambulanti che vagabondavano di paese in paese chiedendo un po' di cibo e ospitalità per la notte. Quelle che noi presepisti abbiamo cercato di rappresentare sono situazioni di altri tempi, che le nuove generazioni forse faticheranno a comprendere pienamente, ma che pensiamo possono indurre a riflettere sulle nostre radici per scoprire i progressi fatti, frutto dei sacrifici e dell'impegno delle vecchie generazioni. E la speranza che con altrettanto impegno e dedizione si possano superare
le attuali difficoltà. Speriamo di essere riusciti ancora una volta ad emozionare il visitatore e se così non fosse, come il maestro Manzi, dobbiamo dire facciamo quello che possiamo e quello che non possiamo non facciamo. Buon Natale e buon anno a tutti, gli amici del Presepio di Vivano.